Buonasera cari lettori di Live Sicilia, si avvicinano le elezioni regionali, naturalmente ci sono molte strategie in campo, qualche candidato e molti che potrebbero candidarsi. Noi in apertura di Live Sicilia facciamo il punto della situazione con un pezzo di Salvo Toscano dal titolo A metà tra il traffico urbano e il traffico politico, l'ingorgo, perché veramente di questo si tratta, di un ingorgo che poi naturalmente si scioglierà in qualche modo. E veniamo alla multiservizi, c'è l'accordo, tutto raccontato in un pezzo di Accursio Sabella. Come sarebbe l'ARS con meno deputati? Come potremmo immaginare questo mondo politico col taglio di parlamentari? Ce lo racconta Live Sicilia riprendendo un pezzo del mensile S, già in edicola, quasi una sorta di libro dei sogni che però può essere molto verosimile. Tornano a scuola di formazione e a scuola di politica. Chi sono i consiglieri dell'Italia dei Valori che oggi hanno cominciato un seminario di formazione per imparare a fare i consiglieri comunali? Tutto in un pezzo e in un video di Irene Macaglione. Parliamo di Fabrizio Ferrandelli, che è uscito sconfitto dalle elezioni comunali nello scontro con Orlando, ma intende riproporsi. Il suo movimento sarà presentato venerdì prossimo a Palermo e vedremo di cosa si tratta e cosa proporrà. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Saverio Romano a processo. Il PM ha chiesto 8 anni. A luglio ci sarà la sentenza. Una notizia triste di cronaca nera: Agostino Greco, il ragazzo accoltellato, il ragazzo di Lercarafriddi, è morto per le ferite riportate. Sulla Live Sicilia la cronaca di quello che è successo e anche il cordoglio di parenti e amici. Droga, blitz antidroga nell'Agrigentino, a Sciacca, sulla Live Sicilia i nomi delle persone coinvolte e anche le foto. La Sicilia continua a ballare, ancora terremoti, vi raccontiamo quello che sta succedendo in una cronaca complessiva della giornata e anche quello che forse potrebbe succedere. Infine lo sport, ancora il caso Miccoli, appello di Perinetti, se vuole restare noi siamo pronti a tenerlo. È tutto per oggi, a domani con i 3 minuti di Live Sicilia.